19esima edizione per l'omaggio alle forze dell'ordine. L'iniziativa promossa dal Centro di Cultura Renoir del presidente Lardiello, che ogni anno premia uomini e donne della legge che promuovono la legalità sul territorio anche a rischio della propria vita. Dobbiamo riportare il tutto quando a Taranto nel 94 c'era la guerra di Mala, per cui la televisione di Stato veniva a Taranto quasi ogni settimana a parlare dei morti ammazzati, a parlare della malavita, e noi all'epoca ci siamo opposti. Abbiamo detto: Taranto non è solo malavita, ma è anche gente per bene, gente che praticamente lavora, gente onesta, e quindi non è giusto che i tarantini vengano additati come, diciamo così, la città del male, la città della cronaca nera e via discorrendo. Quindi 20 anni fa ci siamo ribellati, e questa manifestazione da oltre 20 anni è il risultato di, diciamo tra virgolette, di quella ribellione. Vogliamo riconoscere alle forze dell'ordine il lavoro che diuturnamente compiono a favore della collettività tarantina, e questo è un omaggio della società civile alle forze dell'ordine. È l'unica manifestazione che dalla società civile viene nei confronti della polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia penitenziaria. Spero di aver fatto all'epoca una bella cosa, e comunque i risultati indicano che c'è una ottima soddisfazione.